Sono stati disposti gli arresti domiciliari per il giovane Giovanni Delfino, coinvolto nell'operazione Malapigna. Delfino era in carcere a Palermo e in accoglimento delle tesi degli avvocati Mirna Roschi, Giovanni Piccolo e Guido Contestabile, è stata sostituita la misura cautelare con i domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico. L'uomo è indagato per aver agevolato gli interessi criminali dell''ndrina dei Piromalli. L'operazione Malapigna avrebbe svelato, secondo le conclusioni della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, come il gruppo sotto accusa, seppur con diversi profili di responsabilità, pure di arricchirsi a dismisura anche con il business illecito dei rifiuti, avrebbe rischiato di avvelenare parte del territorio di Gioia Tauro. Affari sporchi realizzati per gli inquirenti con la benedizione della Cosca Piromalli. Un'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale e del Comando Provinciale di Reggio Calabria che portò alle emissioni di 29 misure cautelari personali, 9 in carcere, 10 ai domiciliari, 9 tra obbligo di dimora ed obbligo di firma. Uno all'obbligo di presentarsi giornalmente alla polizia giudiziaria, a cui va aggiunto il decreto di sequestro a carico di 5 aziende di trattamento rifiuti tra Calabria ed Emilia-Romagna, per un valore complessivo di poco più di 2 milioni e 300 mila euro. Gli indagati sono stati accusati a vario titolo di associazioni di tipo mafioso, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di beni, estorsione, ricettazione, peculato o falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, violazione dei sigilli e danneggiamento aggravato.